In questo video tutorial vedremo quali sono gli strumenti di navigazione all'interno dell'area di disegno, ossia di visualizzazione tridimensionale. Gli strumenti sono in questa barra delle icone, gli strumenti basici, e sono questi quattro. Ci saranno poi gli strumenti supplementari che andremo a prendere dal menu Visualizza Toolbar. Allora, il primo degli strumenti è uno strumento Orbit, ossia prendendo questa icona e cliccando col sinistro nell'area di disegno, andrò appunto a visualizzare, a fare un'orbitazione attorno al punto del disegno che ho nell'area. Lo strumento accanto è un pan, ossia quello che fa è uno scorrimento in tutte le direzioni appunto della mia visualizzazione. Il terzo strumento è uno zoom. Se tengo premuto con il sinistro e vado verso il basso, verso l'alto, quello che sto attivando è uno zoom in o out, ossia ingrandimento o diminuzione. L'ultimo è uno zoom extense, ossia andrò a visualizzare alla massima ampiezza tutto il disegno che è stato creato in SketchUp. Questi quattro strumenti, i primi tre strumenti, sono attivabili sia con queste icone, sia da mouse. Se avete un mouse con una rotellina, vi accorgerete che facendo scorrere la rotellina in basso verso l'alto, per esempio, azionerò mettiamoci in una modalità di selezione, quindi non ho l'icona attiva, tenendo la rotellina verso l'alto, verso il basso, appunto, farò uno zoom in e out. Se tengo premuta la rotellina, attiverò la prima icona, ossia l'orbit. Se tengo premuta la rotellina e contemporaneamente tengo premuto anche il tasto Shift, attiverò il pan. Quindi l'attivazione da mouse ovviamente è più veloce perché mi permette di non andare con la freccia nelle icone. Ma non solo è un'attivazione più veloce, è un'attivazione trasparente, si dice tecnicamente. Ossia, se io sto disegnando una forma geometrica, come vedete, prima di disegnarlo, mentre lo sto disegnando, posso tenere premuta la rotellina e cambiare la mia visualizzazione. Se sto disegnando il rettangolo, prima ancora di chiudere, tengo premuta la rotellina e magari anche lo shift, e questa visualizzazione cambiata non mi ha chiuso lo strumento attivo. Quindi sia zoom in e out che orbitazione che pan sono attivabili da mouse e sono in questo caso. Il quarto strumento, il zoom extense, non è attivabile da mouse. Oltre a questi strumenti di visualizzazione, ce ne sono altri più approfonditi che si trovano, più avanzati, che si trovano sotto il menu Visualizza, Toolbar, alla voce Camera, o in italiano Telecamera. Uno degli strumenti, gli altri non li vediamo perché sono appunto strumenti avanzati. Uno dei più utili può essere questo qui dello zoom window. Semplicemente attivando questa icona, cliccando su questa icona, quella che potrò andare a fare tenendo premuto col sinistro è appunto una finestra che mi farà visualizzare alla massima ampiezza quello che è centrato su quella finestra. Molto utile anche lo zoom che mi fa vedere quello che si vedeva precedentemente, quindi quello che mi fa passare, fa fare dei passi indietro nella mia, modalità di visualizzazione.